Salve a tutti gente, bentrovati su TCG Television da Daniel. Quest'oggi siamo qui con l'ultimo tassello mancante delle uscite riguardanti Adrenaline XL, a parte ovviamente l'ultimo numero di Bomber. Si tratta del pacchetto premium oro che costa la bellezza di 10 euro. Drop it. Quest'ultimo tipo di pacchetto di Adrenaline XL della serie A di quest'anno contiene una bustina premium di quelle che conoscevamo già da 5 euro che avevamo già aperto, due carte limited edition che possiamo trovare solo qui e che troveremo entrambe nello stesso pack e una carta online premium oro che ci permette di ottenere 20 monete per il gioco online. Vediamo un po' cos'altro dice sul retro. Niente, è bianco, quindi io mi appropinquerei ad aprire questa busta. Come vi ripeto, il costo è di 10 euro ed è stampato a lettere, anzi a numeri cubitali qui in alto. Si tratta di un semplice cartoncino con la busta incollata sopra. Io odio queste robe perché vorrei tenermi la busta, se possibile, integra. Ma cosa ne pensate voi di questa proposta del pacchetto premium oro che contiene un pacchetto premium semplice all'interno e le due limited? Sinceramente io personalmente mi aspettavo qualcosa di diverso, mi spiego meglio. Pensavo di trovarmi di fronte ad un pack con, non so, 20 carte dentro. Immaginavo che costasse 10 euro perché la differenza ci doveva essere, due limited invece che una, anzi in realtà stiamo parlando di tre limited. Però pensavo di trovare più carte, magari una ventina, non so. Cioè, tenete presente che il tin, che ne costava 12 di euro, conteneva 40 e passa carte, di cui 3 limited. Qui stiamo rasentando quasi, così dire, ridicolo, con un quarto delle carte e quasi lo stesso prezzo. Se non altro, per fortuna, dobbiamo comprarne solo uno, visto che le limited le troveremo entrambe. Questo è il meglio che ho potuto fare per aprirlo. Me lo sono perso. Ecco qui il nostro pacchetto premium da 5 euro e quindi mi verrebbe da dire che queste altre tre carte ci sono costate 3 euro l'una. E vediamole assieme. Innanzitutto abbiamo la carta online, dietro avrà sicuramente il codice. Questa carta ci fa ottenere le monete sul gioco virtuale. Sì, c'è un codice dietro per ottenere 20 monete. E poi abbiamo le due limited edition. Vediamo in primis Ever Banega, è un centrocampista ovviamente dell'Inter, 91 in difesa, 97 in controllo e 87 in attacco. A seguire, al contrario, abbiamo Barzagli, difensore della Juventus, con ben 98 in difesa, 94 in controllo e 78 in attacco. Possiamo appoggiare qui le nostre limited e varie ed aprirci la busta. A questo punto io spero di trovare, cioè vorrei trovare una delle due limited firmate, non firmata però, ovvero Esharawi e Dani Alves, visto che a quanto ho sentito l'hanno trovata tutti firmate. Voglio rompere un po' questa monotonia. Vi ricordo che in questa busta sono, da un lato troviamo tutte le carte basi e dall'altro le rare girate. Quindi abbiamo 6 carte basi, in questo caso cominciamo con Perisic che abbiamo già, purtroppo, veloso del Genoa. Cos'è? Il trofeo! Fantastico, questo ci manca. Mi dicevano che non si trova molto facilmente, quindi sono abbastanza soddisfatto. Puoi utilizzare questa carta per rinforzare la tua squadra online contro la rete e giocare con gli amici. E se non sbaglio, non so se è vero, mi hanno detto che questa carta non si può reperire tramite ordini. Poi abbiamo Cordas, portiere del Crotone che abbiamo già. Barreto della Samp che ci manca. E per l'Inter Eder che ci manca. Come vedete, le altre carte sono girate, quindi io prenderei Barreto, lo metto sul retro e cominciamo a spicciarci le carte rare.
Cominciamo grosso con un Sassuolo che abbiamo già e sarà Berardi. E infatti sì, è Berardi Stella. Un idolo, l'idolo dell'Inter, ce li abbiamo entrambi, quindi Palacio via. Molto male questa busta. Eccola Limited. Vediamo un po' di che squadra è, dell'Inter, quindi ci ha detto male. E abbiamo Candreva. E infine un portierone ancora dell'Inter, è il milionesimo Handanovic, ragazzi, inquietantissimo questa cosa. Vabbè, quindi pacchetto premium oro penoso. Direi che questi 10 euro sono stati spesi per il trofeo e le due limited edition di Barzagli e Banega. Per fortuna questi prodotti sono terminati da acquistare, rimane solo il terzo numero, la rivista Bomber, e poi possiamo proseguire con la collezione normale. Bene ragazzi, per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto, sia stato di vostro interesse, io vi saluto e ci vediamo alla prossima, bye! We'll be right back.